Bentrovati agli amici di Carecaccia Web TV. Siamo con coach Marco Albanesi della LTC San Giorgese Basket. Coach, prima parte con una San Giorgese direi entusiasmante, sul pezzo, aggressiva, che lasciava ben sperare. Nella seconda parte abbiamo una lista di problemi, però nella seconda parte è venuta fuori Orzi Nuovi. Sì, direi comunque la Sangio molto bene per 25 minuti, poi insomma sapevamo che loro avrebbero reagito, l'hanno fatto con tutta la forza fisica e il talento che hanno a disposizione. Noi abbiamo cercato di reggere, però oggi ci è mancato qualcosa davanti, ci è mancato qualche riferimento, ci è mancato qualche percentuale, insomma. È chiaro che per battere una squadra come Orzi loro ci devono dare una mano e noi dobbiamo fare una partita perfetta. Oggi a noi è mancato qualcosa, loro invece sono stati super. Marco, io so che in questi momenti tu predichi sempre tranquillità, concentrazione, riflettere su quanto è successo e preparare con calma gara 3. Sì, abbiamo anche stasera a tratti dimostrato che possiamo competere, che è la cosa che più mi interessa, possiamo competere con questa squadra, noi vogliamo arrivare in fondo con la testa alta combattendo su ogni pallone, quindi sono sicuro che domenica faremo la stessa cosa, anche perché già stasera si è visto che a tratti abbiamo la possibilità di farlo, dobbiamo riuscire come era stato domenica scorsa a portare questo lavoro sui 40 minuti e soprattutto avere tutti gli effettivi sani, partecipi e in forma. Sappiamo tutti oramai, perché abbiamo i capelli bianchi, che le partite vanno giocate tutte e sappiamo benissimo che tu hai sempre qualche asso nella manica nei momenti più difficili. Ma adesso abbiamo la gara 1, c'è stato lo sgambetto, gara 2 c'è stata la prova di forza, quindi quello che le due squadre dovevano dire l'hanno detto, adesso ci giochiamo la bella, dura 40 minuti e noi rialziamo la testa quando suona la sirena. Comunque, per divertirsi bisogna esserci, cioè noi ci siamo. Ci saremo. Grazie Marco. Siamo col coach di Orzi Nuovi. Coach, prima parte di gara, una San Giorgese volitiva, aggressiva, che devo dire anche sinceramente a tratti vi ha anche messo in difficoltà. Nella seconda parte Orzi Nuovi è venuto fuori in maniera prepotente e potente. Ma sì, noi arrivavamo da 3 giorni di grandi tensioni, di grandi sguardi uno con l'altro, per capire cos'era successo domenica, e avevamo tanta voglia di far bene e San Giorgio è partita alla grande con la grande carica che aveva da domenica scorsa. Poi siamo riusciti a chiudere bene il primo tempo sotto solo di 2 punti, che è stata forse la chiave della vittoria, perché potevamo chiudere con un passivo più elevato. E poi nel secondo tempo, come hai detto tu, nel momento forse più critico del tecnico Chiarello come quinto fallo, del quarto fallo di Bertolini, gli altri forse hanno avuto quella carica di giocare insieme, di stare uniti. Simone ha messo 2 triple importantissime che hanno creato un solco, però forse la chiave è che stasera abbiamo preso 37 rimbalzi e San Giorgio 29, in gara 1 ne avevano presi 16 in più di noi, di cui 16 in attacco, quindi questo ha permesso di correre un po' di più, ha permesso di non creare secondi tiri alla San Giorgese e quindi abbiamo vinto penso meritatamente, come San Giorgio aveva vinto meritatamente domenica. Sì, sono d'accordo con la sua analisi. Coach, comunque devo dire una bella partita di playoff, adesso c'è gara 3, avete il calcio di rigore da tirare in casa vostra, però devo dire comunque un bel playoff. Ma San Giorgio è arrivata per caso 8ª per i tanti problemi che ha avuto, ha fuori anche un giocatore, non dimentichiamo che è molto importante per loro, quindi è una squadra che ti mette in grande difficoltà, lottano, difendono molto bene insieme, una squadra che l'anno scorso ha fatto vedere grandi cose arrivando in finale, e quindi i playoff uno non se li dimentica da un anno con l'altro. Però dobbiamo giocare una partita vera anche domenica, perché sarà così, ci sarà da sudare e penso che alla fine vincerà il migliore in questa bella serie, come hai detto tu. Comunque ribadisco quello che ho detto a Marco Albanesi, chi c'è si divertirà.
Grazie. Speriamo che si divertano quelli di oggi. Grazie coach, buon ritorno e grazie mille.